spero bene. Nuova richiesta fatta da Giada e Anto. Amicizia, avere un amico a distanza, quindi amicizia a distanza e come si sta a non vedere una persona cara, oppure cosa ci si sente, come ci si sente a non vedere, a non vedere la persona cara o un'amica, visto che è distante chilometri da noi, giusto? Ecco, dovrebbe essere giusta la richiesta, Antonella. Già da tanto io ho scritto quello che mi avete scritto voi su YouTube, ho trascritto quello che mi avete detto voi, quindi fatemi sapere se ho scritto bene. Spero di rispondere bene alla vostra richiesta, alla tua richiesta, Giada o Antonella. Allora, non ho scritto niente, però stavo pensando come iniziare. Allora, io credo nell'amicizia a distanza e anche nell'amore a distanza. Partiamo da questo. Poi non so voi come la pensate, fatemi sapere. Credo che un amico o un'amica, che sia maschio o femmina, indifferente, che sia veramente un amico o un'amica con la A maiuscola, possa anche superare la distanza, ok? E anche l'amore, ma questo è un altro discorso, forse ne ho già parlato dell'amore a distanza, non lo so, non mi ricordo, ho fatto talmente tanti video che non mi ricordo. Credo che un'amica a distanza ci possa essere l'amicizia a distanza, io ci credo, e credo che un'amica, anche se non si vede tutti i giorni, possa essere un'amica lo stesso, e io ne ho due o tre di amiche che sono lontane, che però sento, anche se non tutti i giorni, per motivi lavorativi, per la vita impegnata che facciamo tutti, ok? Impegnativa, la mia non tanto, ma quella degli altri è impegnata, quindi è impegnativa, è piena di impegni, ecco, in breve, quindi ognuno ha qualcosa da fare, ok? Anch'io, anche se non sembra, e quindi, come dice la canzone forse di Pooh, si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano, ci separano, ci dividono, eccetera, eccetera. E ovviamente magari io con una mia amica che lei lavora, magari c'ha anche dei figli da guardare, non lo so, ok, faccio degli esempi. È ovvio che io, essendo senza figli, con una casa da mandare avanti, ma non è che ho grandi impegni, ma se si ha un amico o un'amica vera, con la maiuscola, se si ha un'amica vera, o un amico vero, il tempo per questo amico, per questa amica o per noi, gli altri dovrebbero trovarlo, come se io lo trovassi per gli altri lo devono trovare per me, se ci tengono veramente a me, capito? Vi faccio un esempio, io ho una mia amica che sta lontano, 11 ore di macchina, e ha un bimbo, però ci sentiamo lo stesso, si fa sentire, mi fa gli audio, io mi faccio gli, le faccio gli audio anche lunghi, di 3-4 minuti, 5-6 minuti, cioè bellissimo così. Non c'è bisogno di farsi sentire tutti i giorni per essere amici. Io ho Pina, ho Francesca che sono lontane, Antonella lontana da me da 2 ore di macchina, cioè, capito? Ho tanta gente a cui tengo un sacco, che vorrei vedere più spesso e mi mancano tantissimo perché, cavolo, solo dietro un telefono ci vediamo. E videochiamate, Maria Pia anche, fantastica, X-Mary, Pink Whispering, Antonella, e Pina non ha un canale, però vabbè, Pinava 79, adoro, quella che mi ha fatto un sacco di regali, anche Ilenia, fantastica, cioè Alessandra, mi piacerebbe anche conoscerla dal vivo, incontrarla, poi mi piacerebbe, vabbè, altre persone anche, mi piacerebbe incontrarle dal vivo, Antonella, anche Florinda, eccetera, a distanza c'è, cioè, Milena XL Chibiusa, che è una mia amica, che però non si chiama Chibiusa, si chiama in un altro modo, ma lei è meglio che non la chiamo col suo nome perché non vuole essere chiamata col suo nome, quindi vabbè, però un sacco di persone che io reputo amiche perché ci tengo a loro e loro credo che tengano anche a me, speriamo, ci sentiamo spessissimo se non tutti i giorni come vi dicevo prima con queste ragazze qui. Teppi, Plastic Sound. Sono contenta, io grazie a YouTube sto conoscendo, sto parlando con un sacco di ragazze, anche Lauri ASMR, Laura, prima o poi ti voglio incontrare, sei fantastica, cioè sono tutte fantastiche, io non posso dire una è più brava dell'altra, più bella dell'altra, più gentile dell'altra, perché con me sono tutte disponibilissime, quindi Giada e Anto, ho tutti quelli che hanno degli amici lontani, non vi abbattete, perché la distanza si può superare, si può accorciare, non bisogna mai perdere le speranze, non bisogna mai arrendersi, mai abbattersi e soprattutto the show must go on, the show must go on, ok? Quindi passerà questo periodo, sicuramente, incrociamo le dita.
Possibile, magari quest'estate non ci sarà più niente, però fate attenzione lo stesso quest'estate, aperta e chiusa parentesi. Non toglietevi le mascherine se c'è gente. Adesso che siamo nel 2021, la tecnologia ci aiuta abbastanza, direi. Lo so che è brutto vedersi attraverso un cellulare, se il periodo porta questo, accontentiamoci, amicizia vera supera tutto, come l'amore vero supera tutto, supera la distanza, supera i chilometri, la benzina, il lavoro, gli impegni, tutto. E non sono frasi fatte, che voi mi dite, ma lei parla per frasi fatte? No, io dico quello che penso. Quindi, ragazzi, non abbattetevi, in breve, scusate le mille ripetizioni. Ci si sente male a stare, ad avere una persona lontana, ecco perché io, a parte Francesca eccetera, ho tante persone in generale che vorrei rivedere, ma per vari motivi non si può. E si sta male a sentire la mancanza delle persone, certo che si sta male. Passerà questa pandemia, ci possiamo rincontrare tutti quanti, spero vi sia piaciuto. Se non siete negativi, non diventate tristi, oh mio Dio, Skype, Messenger, potete sentirvi in tutti i modi. Tempo per tutto e per tutti. E la distanza non distruggerà mai un'amicizia se è vera, sincera e reale. Si può avere un'amica a distanza, io ci credo nell'amicizia a distanza. Okay? Io ho delle persone che sono lontane, ma mi stanno più vicino loro rispetto alle persone che ho intorno. E non è un insulto, è la realtà. E lo sanno anche loro. Quindi grazie. A presto.